Ciao, sono Chiara e in questo video parliamo di backlink. Che cosa sono, perché sono così importanti e come ottenerli per il tuo sito. Che cosa sono? Definizione Wikipedia approved. Un link o collegamento entrante che punta verso una pagina web. Molto in soldoni, io sito A vedo un contenuto che mi piace su sito B, metto un link su sito A che porta a sito B. Come mai questi collegamenti sono così importanti? Beh, innanzitutto perché Google stessa li ha definiti tra i più importanti dei ranking factors, cioè tutti quei fattori e quelle caratteristiche che il tuo sito dovrebbe avere per posizionarsi meglio, appunto, nella ricerca di Google, quindi per essere trovato più facilmente dagli utenti. Oltre al posizionamento però, che non è l'unica cosa che conta, ci sono altri fattori molto importanti per cui dovresti considerare la link building come un'attività importante per il tuo sito. Il primo è che aumenterà di molto la tua visibilità. Infatti, avere un link in entrata da un altro sito permetterà a tutti gli utenti di quel sito di arrivare anche sul tuo, aumentando in questo modo il tuo traffico di riferimento. Quindi non avrai soltanto il tuo traffico, ma avrai anche una parte di traffico proveniente da un altro sito, dal sito che hai deciso di linkarti, appunto. Altra cosa importantissima è che Google trova nuove pagine proprio tramite i backlink. Questo significa che se tu hai un sito che magari è appena nato, o l'hai appena creato, o è nato da pochissimo, se dovessi ricevere un backlink da un sito che è già magari un pochettino più autorevole, tramite quel backlink Google arriverebbe sul tuo sito e vedrebbe delle pagine che fino ad ora non aveva visto. Prima di procedere, perché io lo so che tu sei già lì che dici adesso mi dici come ottenerli, prima di fare questa cosa c'è una piccola premessa che va fatta, cioè che non tutti i link sono positivi. Cosa significa questa cosa? Ci sono diversi tipi di backlink: no follow, do follow, user generated content e sponsored. Cosa significano tutte queste cose? Il link più bello, diciamo, quello più importante è sicuramente quello do follow, cioè io da pagina A linko pagina B riceve PageRank, io dico a Google di passare PageRank a quella pagina. Il no follow invece è esattamente l'opposto. Io da pagina A linko a pagina B, ma dico a Google di non seguire quel backlink, di non passare PageRank a quella pagina. Quindi ricevere un sacco di link no follow non vi aiuteranno a migliorare il vostro posizionamento. Gli user generated content invece sono appunto contenuti generati dagli utenti, quindi è abbastanza facile far capire a Google che cosa siano, e gli sponsored invece molto chiaramente sono quelli che abbiamo pagato, ma è molto importante segnalare a Google quali siano, perché a Google non piace essere preso in giro neanche un po', e mettere dei link sponsorizzati che abbiamo pagato, comprarli per intenderci senza avvisare Google, è un rischio di andare a violare le linee guida per webmaster che Google stessa ha dato, che non va bene. E proprio su questa cosa del link sponsorizzato che l'ho pagato ma non l'ho detto, le penalizzazioni eccetera, c'è la questione delle questioni legate alla link building, cioè i link naturali e i link innaturali. Qual è il problema? A Google non piace una link building fatta in maniera innaturale, cioè io ho speso tutti i miei soldi, mi sono comprata link pure su Marte per cercare di posizionarmi più in alto. Google non vuole vedere questa cosa perché vuole che la link building sia il più naturale possibile, cioè a me A piace il contenuto di B, lo linko perché è interessante, questo è un link naturale. Quindi a B è arrivato il mio link perché a me è piaciuto il contenuto e non perché B l'abbia pagato. Questo però non vuol dire che bisogna stigmatizzare in toto, che schifo, non paghiamo i link, oddio. No, c'è gente che ci ha fatto sulle carriere su questa cosa. Quello che è importante è non far vedere a Google che noi lo stiamo facendo o non farglielo capire, quindi farlo nella maniera più sottile possibile. Ora, io tutta sta pappardella non te la sto facendo perché voglio spaventarti, ma voglio solo farti presente che Google, se vede comportamenti scorretti, cioè che violino le linee guida che ha dato, penalizza. E penalizzare un sito significa condannarlo alla quasi rovina, perché riprendersi da una penalizzazione è stra difficile. Tra l'altro, amico o amica da casa, è appena uscito uno studio di Semrush che parla proprio di penalizzazioni, quali sono i motivi principali per cui Google penalizza e come riprendersi. Lo linko in descrizione, faccio una lettura. Abbiamo visto che cosa sono, abbiamo visto perché sono importanti, ora scopriamo come ottenere dei backlink e tra l'altro ti consiglio di arrivare fino alla fine di questo video perché poi ti farò vedere anche come trovare quelli tossici. Torniamo alle strategie. Te ne dirò 4,
che sono tra le più basiche, ma tra le più funzionanti per ottenere dei backlink. 1. Fatti linkare dai tuoi fornitori. Sono persone che già ti conoscono e già sanno come lavori, conoscono il tuo prodotto e conoscono il tuo valore. Molto probabilmente, infatti, all'interno dei siti dei più grandi fornitori c'è anche una sezione dedicata ai rivenditori. Cerca di far inserire il tuo link lì e il gioco è fatto. Seconda strategia, scrivere guest post per pubblicazioni di settore. Questa è importantissima per due motivi. Il primo motivo è che ottieni backlink. Il secondo invece è che questa cosa aumenterà la tua credibilità nel settore. Se sai di quello che parli, infatti, andare a scrivere su una pubblicazione di settore nota dove sai che tante persone andranno a leggerti, potrai mostrare questo valore che sai di avere a tutti. E se non sai chi contattare perché non conosci nessuno o comunque non hai esattamente collegamenti nel settore, puoi andare a cercare sui blog più grandi, tipo quello di Semrush ad esempio, la possibilità di scrivere guest post. Di solito sono in sezioni tipo scrivi per noi, contattaci. Non avere paura, provaci perché potrebbe essere una possibilità grossa che ti stai perdendo. Terza strategia, trasformare le menzioni in link. Non ci vuole nessuna magia, tranquilli, è una cosa fattibilissima. Se andrete a controllare lo strumento Brand Monitoring di Semrush, potrete andare a controllare tutte le menzioni che ci sono sul web del vostro sito, e andare appunto a contattare i proprietari di questi siti per dire: beh, mi hai già menzionato, hai già parlato di me, se ti va, aggiungici anche un link. Basterà infatti andare a creare una campagna con il nome del vostro dominio, andare a inserire le parole chiave che volete controllare, che solitamente sono appunto quelle del vostro brand, potete anche metterne alcune che volete escludere e non volete vedere nelle menzioni, e una volta vista tutta la lista di siti avrete un'idea di chi vi menziona anche magari il settore e andare a contattare appunto queste persone. Ultima e quarta strategia, andare ad analizzare il profilo di backlink dei competitor e cercare di scovare qualche opportunità mancata. Per questa cosa potete perdere un sacco di tempo ad analizzare i profili backlink dei competitor, che sconsiglio, o consiglio di andare ad utilizzare il gap di backlink, che è uno strumento di Semrush che vi permette di andare a monitorare e confrontare allo stesso momento i profili backlink di più domini e scovare direttamente quali sono le opportunità che magari state mancando. Infatti potrete andare a controllare il profilo backlink dei concorrenti, quindi vedere da chi vengono linkati e nel caso in cui non linkino anche voi, provare magari a fare un po' di digital PR, come si dice in gergo. Queste sono le strategie più funzionanti, più classiche, ma che appunto garantiscono sempre i risultati migliori. Se invece vuoi scoprire se il tuo profilo di backlink è tutto in regola, mettiamola così, o se ci sono dei link tossici, ti consiglio di andare a controllare l'analisi di backlink, che è appunto un tool di Semrush che scannerizza il tuo sito e controlla i backlink presenti. Se sono tossici, se non sono tossici, di che tipo sono, quali sono le principali ancore, insomma un sacco di informazioni in più che ti consiglio di andare a controllare. Perfetto, io penso di aver detto un sacco di cose sui backlink che spero ti siano il più utili possibile. E tra l'altro, se avessi bisogno di leggere qualcos'altro, ti lascio delle risorse da cui anche ho preso spunto per fare questo video, in cui potrai leggere e approfondire di più l'argomento. Se ti va di rimanere aggiornato sul mondo del web marketing, sulla SEO, sui contenuti, sulla link building, iscriviti a questo canale e attiva la campanella in modo da non perderti alcun video e anche tutti gli webinar che facciamo, che sono tutti gratuiti. Ti ringrazio tantissimo per avermi dedicato un po' di attenzione in questi minuti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!